della Chiesa. Vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. O Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Il saluto dalla Basilica Vaticana vi arriva da Luca Collodi, per la parte tecnica Gustavo Messina. Un saluto alle emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. E come sentite in sottofondo, è iniziata la veglia per la messa della notte del Natale del Signore. La messa è preceduta, lo sentiamo in sottofondo, da un momento di preghiera, di preparazione, che viene accompagnato dal suono dell'organo. Tra poco si avvia la processione, alla quale parteciperanno anche molti bambini, diaconi, vescovi e cardinali, per arrivare all'altare della confessione. Basilica sta arrivando in questo momento Papa Francesco, che si sta dirigendo accompagnato verso l'altare della confessione in Basilica, e non appena tutti quanti avranno raggiunto la loro postazione inizierà un famoso canto della tradizione natalizia, il canto della Calenda, un canto della liturgia romana che viene realizzato all'inizio della messa di mezzanotte ed è una solenne proclamazione della nascita del Signore. È un'antica preghiera che prende il nome appunto dalla prima parola del testo latino, la Calenda. Le immagini che arrivano dall'interno della Basilica Vaticana ci portano davanti alla statua del bambino Gesù, che è ancora coperto da un lenzuolo perché non ancora nato. Tra qualche istante inizierà il canto della Calenda con l'organo e il suono delle campane, mentre nella basilica si accenderanno le luci, segno della nascita di nostro Signore.
proprio in questo momento si è avviata la processione alla quale partecipano i bambini, i diaconi, i vescovi e i cardinali, che raggiungerà l'altare della confessione. Octavo calendas januari, luna terzina. E questo è il canto della calenda. 25 dicembre, luna tredicesima. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis,
ex quo post diluvium altissimus in nobibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri infide, Deur Caldeorum, seculo vigesimo primo, ab egressu populi Israel de Egipto, Moise duce, seculo decimo tertio. Ab unctione David in regem, anno circiter millesimo. Hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis profetiam, Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo, anno imperii Caesaris Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, tot orbe in pace composito, Iesus Christus, Eternus Deus, Eternique Patris Filius, mundum volens advento suo pissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novenque post conceptionem de cursis mensibus in Bethlehem Iude nascitur ex Maria Virgine factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi secundum carnem. E dopo il canto della calenda viene svelata la statua del bambinello Gesù nella Basilica Vaticana, segno della nascita di Gesù bambino, e sono i bambini che si dispongono intorno al tronetto dove è posato il bambinello per fare un omaggio floreale, mettono dei piccoli fiori a mo' di corona intorno al bambino Gesù che è appena nato. Si sono accese tutte le luci nella Basilica di San Pietro.
Mentre ci si dispone per l'inizio della Santa Messa, viene incensato il tronetto del bambino Gesù, la statua della Madonna e l'altare della cattedra dove sarà celebrata la messa nella notte di Natale. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. In questa notte santissima celebriamo l'ingresso della luce del Verbo nella storia dell'umanità. Rallegramoci della venuta del Messia e provati dalle tenebre del peccato, dagli orrori della guerra, chiediamo al Padre il dono dello Spirito, artefice di consolazione e di gioia, affinché rinnovi la faccia della terra. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Oh,
Preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo e la luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A inizio ora la liturgia della parola, vi ricordo che siete collegati con la Basilica di San Pietro. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Con una paz sin limites, sobre il trono de David y sobre su reino. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Verbum Domini. Oggi è nato per noi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Except to do good. Verbum Domini. Thank you.
dopo aver ricevuto la benedizione di Papa Francesco, il diacono sta portando in modo solenne il libro dei Vangeli al lambone e tra poco ascolteremo il Vangelo di San Luca. Vi ricordo che siete collegati sulla Radio Vaticana e Vatican News con la Basilica Vaticana. Stiamo seguendo la Santa Messa nella notte di Natale. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria Domine. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Verbum Domini.
il censimento di tutta la terra. E questo è il contesto nel quale Gesù nasce e su cui il Vangelo si sofferma. Poteva accennare rapidamente, invece ne parla con accuratezza e con ciò fa emergere un grande contrasto. Mentre l'imperatore conta gli abitanti del mondo, Dio vi entra quasi di nascosto. Mentre chi comanda cerca di assurgere tra i grandi della storia, il re della storia sceglie la via della piccolezza. Nessuno dei potenti si accorge di lui. Solo alcuni pastori relegati ai margini della vita sociale. Ma il censimento dice di più. Nella Bibbia non lasciava un bel ricordo. Il re Davide, cedendo alla tentazione dei grandi numeri a una malsana pretesa di autosufficienza, aveva commesso un grave peccato proprio facendo il censimento del popolo. Voleva saperne la forza e dopo circa 9 mesi ebbe il numero di quanti potevano marginare la spada. Il Signore si segnò e una disgrazia colpì il popolo. In questa notte invece il figlio di Davide, Gesù, dopo 9 mesi nel grembo di Maria, nasce a Betlemme, la città di Davide, e non punisce il sentimento, ma si lascia umilmente conteggiare. Uno fra i tanti. Non vediamo un Dio adirato che castiga, ma il Dio misericordioso che si incarna, che entra debole nel mondo, preceduto dall'annuncio, sulla terra pace agli uomini. Il nostro cuore stasera è a Betlemme, dove ancora il principe della pace viene refutato dalla logica perdente della guerra, con il ruggire delle armi che anche oggi gli impedisce di trovare alloggio nel mondo. Il sentimento di tutta la terra, insomma, manifesta da una parte la trama troppo umana che attraversa la storia, quella di un mondo che cerca il potere e la potenza, la fama e la gloria, dove tutto si misura coi successi e i risultati con le cifre e col numero. È l'ossessione della prestazione, ma al contempo nel censimento risalta la via di Gesù che viene a cercarci attraverso l'incarnazione. Non è il Dio della prestazione, ma il Dio dell'incarnazione. Non sovverte le ingiustizie dall'alto con forza, ma dal basso con amore. Non irrompe con un potere senza limite, ma si cala nei nostri limiti. Non evita le nostre fragilità, ma li assume. Fratelli e sorelle, stanotte possiamo chiederci, noi in che Dio crediamo? Nel Dio dell'incarnazione o in quello della prestazione? Sì, perché c'è il rischio di vivere il Natale avendo in testa un'idea pagana di Dio, come se fosse un padrone potente che sta in cielo, un Dio che si sposa con il potere, con il successo mondano e con l'idolatria del consumismo. Sempre torna l'immagine falsa di un Dio distaccato e permaloso, che si comporta bene con i buoni e si addice con i cattivi, di un Dio fatto a nostra immagine, utile solo a risolverci i problemi e a toglierci i mali. Lui invece non usa la bacchetta magica, non è il Dio commerciale del tutto e subito, non ci salva premendo un bottone, ma Lui si fa vicino per cambiare la realtà dal di dentro. Eppure, quando è radicata in noi l'idea mondana di un Dio distante e controllore,
rigido e potente, che aiuta i suoi a prevalere contro gli altri. Tante volte è radicata in noi questa immagine, ma non è così. Lui è nato per tutti durante il censimento di tutta la terra. Guardiamo dunque al Dio vivo e vero, a Lui che sta al di là di ogni calcolo umano, eppure si lascia sentire dai nostri conteggi. A Lui che rivoluziona la storia abitandola. A Lui che ci rispetta al punto di permetterci di rifiutarlo. A Lui che cancella il peccato facendosene carico. Che non toglie il dolore ma lo trasforma. Che non ci leva i problemi della vita ma dà alle nostre vite una speranza più grande dei problemi. Desidera così tanto abbracciare le nostre esistenze che infinito per noi si fa finito, grande si fa piccolo, giusto abita le nostre ingiustizie. Fratelli e sorelle, ecco lo stupore del Natale. Non un miscuglio di affetti addolcinati e dei conforti mondani, ma l'inaudita tenerezza di Dio che salva il mondo incarnandosi. Guardiamo il bambino, guardiamo la sua mangiatoia, guardiamo il presepe che gli angeli chiamano il segno. È infatti il segnale rivelatore del volto di Dio che è compassione e misericordia, onnipotente sempre e solo nell'amore. Si fa vicino, tenero e compassionevole. Questo è il modo di essere di Dio. Vicinanza, compassione, tenerezza. Sorelle, fratelli, stupiamoci perché si è fatto carne. Carne è parola che richiama la nostra fragilità e che il Vangelo utilizza per dirci che Dio è entrato fino in fondo della nostra condizione umana. Perché si è spinto tanto, ci domandiamo? Perché gli interessa tutto di noi, perché ci ama al punto da ritenerci più preziosi di ogni altra cosa. Fratello, sorella, per Dio che ha cambiato la storia durante il censimento, tu non sei un numero, ma sei un volto. Il tuo nome è scritto nel suo cuore. Ma tu, guardando al tuo cuore, alle prestazioni, non all'altezza, al mondo che giudica e non perdona, forse vivi male questo Natale pensando di non andare bene, covando un senso di inadeguatezza e di insoddisfazione per le tue fragilità, per le tue cadute e i tuoi problemi e per i tuoi peccati. Ma oggi, per favore, lascia l'iniziativa a Gesù che ti dice: per te mi sono fatto carne, per te mi sono fatto come te. Perché rimani nella prigione delle tue tristezze? Come i pastori che hanno lasciato le loro greggi, lascia il recinto delle tue malinconie e abbraccia la tenerezza di Dio bambino. E fallo senza maschere, senza corazze, e getta in Lui i tuoi affanni, che Egli si prenderà cura di te. Lui che si è fatto carne non attende le tue prestazioni di successo, ma il tuo cuore aperto e confidente. E tu in Lui riscoprirai chi sei, un figlio amato di Dio, una figlia amata di Dio. Ora puoi crederlo, perché stanotte il Signore è venuto alla luce per illuminare la tua vita e i suoi occhi brillano di amore per te. E noi abbiamo difficoltà a credere questo, che gli occhi di Dio brillano di amore per noi. E sì,
Cristo non guarda i numeri, ma i volti. Chi però guarda a Lui, tra le tante cose e le folli corse di un mondo sempre indaffarato e indifferente? Chi lo guarda? A Betlemme, mentre molta gente, presa dall'ebbrezza del censimento, andava e veniva, riempiva gli alloggi e le locande, parlando del più e del meno, alcuni sono stati vicini a Gesù. Sono Maria e Giuseppe, i pastori, poi i magi. Impariamo da loro. Stanno con lo sguardo fisso su Gesù, con il cuore rivolto a Lui. Non parlano, ma adorano. E questa notte, fratelli e sorelle, è il tempo dell'adorazione. Adorare. L'adorazione è la via per accogliere l'incarnazione, perché è nel silenzio che Gesù, parola del Padre, si fa carne nelle nostre vite. Facciamo anche noi, come a Betlemme, che significa casa del pane, stiamo davanti a Lui, pane di vita. Riscopriamo l'adorazione, perché adorare non è perdere tempo, ma permettere a Dio di abitare il nostro tempo e far fiorire in noi il seme dell'incarnazione e collaborare all'opera del Signore, che come lievito cambia il mondo. Adorare, intercedere, riparare, consentire a Dio di realizzare la storia. Un grande narratore di imprese epiche scrisse al suo figlio: «Ti offro l'unica cosa grande da amare sulla terra, il Santissimo Sacramento. Lì troverai fascino, gloria, onore, fedeltà e la vera via di tutti i tuoi amori sulla terra». Fratelli e sorelle, stanotte l'amore cambia la storia. Fa che crediamo, oh Signore, nel potere del Tuo amore, così diverso dal potere del mondo. Signore, fa che come Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, ci stringiamo attorno a Te per adorarti. Recita a Te, più simile a Te, potremo testimoniare al mondo la bellezza del Tuo volto. Questa l'omelia di Papa Francesco al Vangelo di Luca in questa Santa Messa della notte di Natale. C'è un momento ora di silenzio, di riflessione con le parole del Papa nella Basilica Vaticana, in cui si stima circa 6.500 pellegrini che stanno seguendo la messa della notte di Natale. Il Papa ha sottolineato che c'è il rischio di un Natale con un'idea pagana di Dio. Il Papa ha detto no a un Dio del tutto e subito che usa la bacchetta magica. E soprattutto il Papa non pensa a un Dio padrone potente o un Dio commerciale del tutto e subito. E ha sottolineato in questa omelia nella notte di Natale che Dio non si sposa con il potere, la mondanità e il consumismo. Il Papa ha anche ricordato che stasera il nostro cuore è a Betlemme, dove il principe della pace è ancora rifiutato dalla logica perdente della guerra. Ancora qualche minuto di riflessione al termine dell'omelia del Papa.
Il Papa ha anche invitato a riscoprire l'adorazione, che ha detto non è perdere il tempo, perché è nel silenzio che Gesù, parola del Padre, ha detto si fa carne nelle nostre vite, e ha esortato a riscoprire l'adorazione perché adorare non è perdere tempo, ma permettere a Dio di abitare il nostro tempo. Thank you.
Fratelli e sorelle, in questa notte santissima, nella quale contempliamo con stupore il mistero dell'Incarnazione, supplichiamo il Padre del Signore nostro Gesù Cristo perché doni al mondo la sua luce. Ecclesiae pastoribus. 救主之父, 你将永恒的圣灵, in cinese, Padre del Salvatore che ci hai donato il tuo Verbo eterno, sostieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa, suggerisci loro parole e gesti profetici, confortali con la tua parola di salvezza. Oremus pro gubernantibus et migrantibus qui hospitium querunt. In francese, Padre del Redentore che hai affidato il tuo Figlio a una famiglia umana, illumina i propositi dei governanti, dischiudi le porte del cuore umano, apri i confini delle terre e dei mari a chi cerca accoglienza. Pro dono concordia et pacis. In arabo, Padre del Verbo che hai inviato nel mondo il datore della vera pace, metti fine al rumore delle armi che distruggono. Suscita nel cuore dell'uomo un canto nuovo di gioia, dona all'umanità concordia e giustizia. Oremus pro pueris et personis fragilibus. Pai do Messias. In portoghese, Padre del Messia che ci hai resi figli nel Figlio, difendi i bambini da ogni forma di violenza, libera le donne sfruttate e oppresse, conforta gli anziani e gli ammalati. Oremus pro is quin deum non credunt. In vietnamita, Padre della Luce, che con l'Incarnazione hai rischiarato le tenebre dell'umanità, illumina con il tuo spirito chi non crede in te, consola chi ha perso ogni speranza, fortifica ogni uomo con il dono della fede nel Salvatore. Dominum vetrecemur. Dio onnipotente e misericordioso, ascolta le preghiere che rivolgiamo con fiducia e riconoscendo la tua immensa bontà nella nascita del Cristo tuo Figlio, concedici di diventare testimoni luminosi di misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontanami da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, ricolmi della sua benedizione e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipe dell'assemblea celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figli, Spirito Santo, descenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. L'assemblea intona ora Alma Redemptoris Mater, antifona mariana. Qualche istante l'immagine di Gesù bambino, accompagnata da alcuni bambini con omaggi floreali, sarà portata in processione al presepe che è stato allestito all'interno della Basilica Vaticana, dove il Papa compierà anche un atto di venerazione. Thank you.
Ed in questo momento Papa Francesco si avvicina al tronetto dove al termine della veglia, prima dell'inizio della messa, è stato svelato il bambinello che viene preso e dato a Papa Francesco che con una decina di bambini sta per recarsi alla zona del presepe. Il Papa è in carrozzina, seguito dai bambini, e in braccio sta portando il bambinello. I bambini, come detto, sono circa una decina, tra i 5 e i 7 anni, provengono dalla Corea, dalla Costa d'Avorio, dall'Italia, dall'India e dal Messico. Circondato dai bambini con i fiori, si sta avvicinando al presepe all'interno della basilica. Un diacono tra poco dovrebbe deporre il bambinello nella culla del presepe, mentre i bambini deporranno i fiori intorno al presepe, così come hanno fatto prima al tronetto durante lo svelamento di Gesù. In questo momento dà il bambinello ad un diacono, a un assistente che sta salendo e sta entrando dentro questo grande presepe, ed in questo momento lo ha deposto nella culla all'interno del presepe della Basilica di San Pietro. I bambini si stanno avvicinando al presepe deponendo fiori. Di riflessione del Papa, di preghiera, circondato dai bambini. Questo è un canto della tradizione natalizia: correte fedeli, lieti, festosi, venite, venite a Betlemme, guardate il re degli angeli che è nato, venite, adoriamo, adoriamo il Signore. Ed ora un altro diacono sta incensando il bambinello, appena posto all'interno della culla, della mangiatoia del presepe della Basilica Vaticana. E così è stato fatto anche all'esterno, nel presepe tradizionale di Piazza San Pietro. Anche in questo caso, in questa notte di Natale, è stato posto il bambinello, in questo caso sulle braccia di San Francesco, nell'atto di presentarlo alla Madre, alla Madonna. Questa è la novità del presepe di Piazza San Pietro di quest'anno,
a 800 anni dalla prima rappresentazione nella Valle di Greggio. Il Papa sta salutando i bambini, una decina che, ripeto, arrivano dalla Corea, dalla Costa d'Avorio, dall'Italia, dall'India e dal Messico. Sono stati oltre 6.000 i pellegrini presenti che hanno seguito la messa nella notte di Natale all'interno della Basilica. Migliaia anche le persone che all'esterno della Basilica in Piazza San Pietro hanno seguito la messa dai maxi schermi. Il Papa lascia in questo momento il presepe, ancora attorniato dai bambini, mentre sta partendo anche la processione che porterà i vari vescovi, cardinali, diaconi in sacrestia. Siamo ormai giunti al termine di questa nostra radiocronaca che, ricordo, è stata trasmessa dalla Basilica Vaticana nella notte di Natale. E vi ricordo domani la benedizione, la tradizionale benedizione Urbi et Orbi alla città e al mondo alle 12 dalla loggia di Piazza San Pietro della Basilica, come sempre con gli inni italiano e vaticano, momento solenne nel giorno di Natale. Noi lo seguiremo ancora in radiocronaca diretta su Radio Vaticana e sul portale Vatican News. Il Papa sta lasciando attraverso il corridoio che porta al presepe il centro della Basilica, ancora attorniato dai bambini, salutando anche i pellegrini e i fedeli che sono presenti all'interno, che hanno seguito la veglia e la messa in questa notte di Natale. Sono le 21:15 e anche noi, amici ascoltatori, ci uniamo agli auguri per quanti sono all'ascolto e hanno seguito queste celebrazioni attraverso la Radio Vaticana e Vatican News. Buon Natale a tutti voi dal Dicastero per la Comunicazione, dalla Radio Vaticana, da Vatican News e dal Centro Televisivo Vaticano, Vatican Media. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie anche a Gustavo Messina per la parte tecnica. Grazie e buon Natale a tutti voi, cari amici radioascoltatori, a quanti ci hanno seguito in video cronaca attraverso Vatican News. Buon Natale.